Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Oggi vi presentiamo il trailer del film Little Fockers, ma rimanete con noi per tutte le notizie di oggi. Santa isn't the only one coming to town. Hey, what's a good word, Grandpa Jack? This is Jack Burns. Yeah, I know. I could tell from the caller ID. Dina and I will be there in approximately 18 seconds. I'm so excited to see those little Fockers. Gobble, gobble, everybody. It's turkey time. Jack, if you do the honors. You're the turkey cover now, Greg. Thank you, Jack. It's an honor. I got myself an obsession. I'm watching you. Well, I have eyes, too. So I'll be watching you, watching me. You've got to give a little love. Give a little love. Go on, just do it. You can't abuse it. Give a little love. I want you to represent our new drug, Sistengo. It's an erectile dysfunction medicine. You know any sexually frustrated old dudes? Hello, Greg. You mind explaining this? Jack, did you take one of those pills? What do you mean? If you've had that for more than 4 hours, you gotta get to an ER and get you a shot. There's no way I'm going to an emergency room with this thing. You need to stick me, and you need to stick me now. I'm not comfortable giving you... I'm not gonna... No. Wow! Little Fockers. I'd like a few minutes alone with him just to erase what he saw from his memory. No. You're not gonna erase my son's memory. Terzo capitolo della divertente saga iniziata con Ti Presento I Miei, Little Fockers ha per protagonisti ancora una volta Ben Stiller e Robert De Niro, insieme ad Owen Wilson, Barbra Streisand, Dustin Hoffman e per l'occasione Jessica Alba e Harvey Keitel. Sono passati ormai 10 anni dal primo incontro, Greg e Pamela sono diventati genitori di 2 splendidi gemelli. In vista del compleanno dei bambini, la famiglia si radunerà al gran completo, dando vita ad assurdi malintesi ed imbarazzanti situazioni. A Parma sono cominciate le riprese del film Baciato dalla Fortuna, con Alessandro Gasman, Nicole Grimaudo, Vincenzo Salemme e Asia Argento. Protagonista del film è un vigile urbano di Napoli che gioca sempre gli stessi 6 numeri al Superenalotto. La sua psicologa un giorno lo convince a non giocare la sua abituale schedina e inevitabilmente i suoi 6 numeri vengono estratti. Claudia Pandolfi e Filippo Timi saranno presto insieme sul grande schermo nel nuovo film di Cristina Comencini, Quando la notte, ispirato all'omonimo romanzo scritto dalla stessa regista. Marina è una giovane donna con un figlio di 3 anni che, stanca della quotidianità, decide di mollare tutto e trasferirsi in montagna. Qui conosce Manfred, un montanaro silenzioso e poco cortese. Tra i due nasce una tormentata e intensa storia d'amore. Queste erano le notizie di oggi. Arrivederci con Anteprima Cinema!